Buongiorno a tutti. Siamo alla terza giornata di Forum PR Start Italia e in questa giornata abbiamo questo appuntamento importante nell'ambito della nostra manifestazione Forum PR Sud. Forum PR Sud è una delle tre manifestazioni che sono all'interno di questa nostra kermesse di 5 giorni. La prima è la Smart Nation, dedicata diciamo, alla riforma della pubblica amministrazione e alla digitalizzazione. La seconda, appunto, è Forum PR Sud, dedicato alle politiche per il Mezzogiorno. E la terza è Forum PR Sanità, dedicata ovviamente alle politiche sanitarie. Oggi siamo in particolare con il PON Governance, che ringrazio per questo appuntamento, a parlare di un aspetto molto, molto importante e particolare delle politiche di coesione, che è quello della cooperazione, del partenariato, come si dice in termine tecnico. Partenariato vuol dire lavorare insieme, vuol dire non essere, l'amministrazione non è più da sola a fare le politiche, ma le fa assieme alle varie componenti della società, quindi alle imprese, al mercato, alla cittadinanza organizzata, alle associazioni, agli enti locali, nei vari livelli di governo. Questo è particolarmente importante. Siamo lieti di parlarne oggi con il PON Governance. Il ministro Provenzano, che doveva aprire questa nostra mattina, è in Consiglio dei Ministri in questo momento. Non sappiamo se riuscirà a raggiungerci. Sapete che siamo in momenti molto delicati in questo momento. Il Consiglio dei Ministri sta definendo quelli che saranno i provvedimenti per i ristori che derivano del PCM firmato questa notte. Quindi siamo in una situazione complessa e quindi il Ministro è più che giustificato, gli auguriamo buon lavoro, speriamo che riesca a raggiungerci durante questa ora e tre quarti che siamo insieme, ma non ne siamo certi. È qui con noi il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione, Massimo Sabatini, che saluto. Eccoci, sì. Eccoci Massimo. Buongiorno a te, grazie di essere qui. Allora, il tema poi, su cui poi ti lascio la tua introduzione è questo. È proprio forte nell'indicazione del piano sud del ministro Provenzano, che tra l'altro, come hai visto, ha avuto un endorsement molto forte dalla commissaria Ferreira già il primo giorno della nostra manifestazione, che ha detto esplicitamente che siamo sulla strada giusta. E con questo piano uno dei punti fondamentali è il metodo nuovo. Il metodo nuovo è un metodo collaborativo, di lavoro cooperativo rafforzato. Allora, ho letto con molta attenzione tutto quello che si è scritto su questo, ma te lo faccio dire a te. Che vuol dire rafforzato e che cosa vuol dire in questo momento scegliere di lavorare insieme per il rafforzamento dell'amministrazione pubblica, che sappiamo che è uno degli snodi fondamentali per il successo delle nostre politiche di coesione. Hai più o meno un quarto d'ora, io mi permetterò durante il quarto d'ora magari di interloquire un attimo con te, perché se non capisco qualche cosa te la chiedo, perché così magari siamo più chiari anche nei confronti dei nostri ascoltatori. Vai Massimo. Grazie. Allora, grazie a tutti quanti i partecipanti, a tutti quanti i relatori che hanno accettato di partecipare a questa giornata. Faccio un po' gli onori di casa, visto che questo è l'evento annuale di uno dei due programmi operativi gestiti direttamente dall'Agenzia ed è dedicato a un tema a cui io personalmente tengo molto, perché diciamo così, si rifà un po' alle mie precedenti esperienze professionali, che è il ruolo che il partenariato, quindi i portatori di interessi, hanno all'interno dei processi di sviluppo. Questa mia introduzione, diciamo così, indegnamente è in sostituzione del Ministro, che come hai detto in questo momento è in Consiglio dei Ministri, ma cercherò un po' di toccare alcuni dei punti che il Ministro avrebbe voluto toccare nella sua introduzione, partendo da un dato che ci riporta appunto al Piano Sud che tu stesso hai evocato. Questo è un momento molto particolare, diciamo, è drammatico per certi versi, ma dal punto di vista delle politiche di sviluppo è un momento, diciamo, eccezionale, che sta a noi saper utilizzare nel modo migliore,
E soprattutto per quanto riguarda gli interventi che riguardano le regioni del Mezzogiorno, questo è un momento eccezionale perché forse per la prima volta dopo tanto tempo c'è effettivamente la possibilità di coniugare, grazie alla mobilitazione di risorse che sono anch'esse senza precedenti, meglio di qualunque altro periodo da molto tempo a questa parte, i temi dello sviluppo e della coesione territoriale. Le sfide sono enormi, diciamo, i dati sull'economia e sul lavoro li conosciamo, però c'è un dato particolare ed importante, cioè il fatto che le politiche pubbliche, sia quelle ordinarie sia quelle aggiuntive, hanno la possibilità più del passato di guidare e non inseguire il processo di sviluppo, cioè possono in qualche modo promuovere, fissare nuovi standard di sostenibilità, di innovazione, di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale che possono in qualche modo favorire il restart, diciamo così, per restare sul nome dell'iniziativa ci collochiamo. Allora, qui in questo modello ci sono quattro pilastri che sono davvero i pilastri fondamentali. E sono il lavoro, l'impresa, la società civile e le istituzioni. Sono i quattro pilastri che già nel Piano Sud, come tu hai giustamente evocato, hanno trovato una definizione chiara e soprattutto, ecco qui è un altro tema su cui il ministro Provenzano insiste molto, una prospettiva di lungo periodo. Che è la cosa che le istituzioni comunitarie, spesso la Commissione Europea, ci invita ad adottare per avere chiaro l'obiettivo a cui vogliamo tendere, ed è anche l'elemento che nel corso degli incontri che stiamo avendo, che abbiamo avuto anche nel recente passato, è stato più, diciamo, più valorizzato, proprio il fatto di esserci dotati di una visione di medio-lungo periodo. Il Piano Sud individua alcuni elementi chiave verso cui tendere e tutti questi elementi rimandano proprio al ruolo degli attori che compongono il partenariato. Il tessuto imprenditoriale robusto e innovativo, il lavoro stabile e di qualità, le istituzioni forti e rigenerate e una società civile non solo coinvolta ma pienamente attiva. Tra l'altro Massimo, saranno proprio le quattro componenti che poi avranno parola subito dopo la tua introduzione. Avete scelto quattro esponenti del lavoro e quindi il sindacato, dell'industria e quindi di Confindustria, delle istituzioni avremo la regione siciliana e dell'associazionismo avremo un'importante associazione per il sud. Quindi rafforzo questo, con queste presenze rafforziamo questa politica che è una politica, mi sembra veramente, come dire, di cooperazione. E così, infatti, diciamo, la scelta degli interventi non è casuale, perché questi pilastri sono al tempo stesso il presupposto del piano e anche l'obiettivo del piano. Certo. Cioè, sono le cose che dobbiamo avere e quelle che vogliamo rafforzare in prospettiva. Allora, in questo c'è un ruolo molto importante delle politiche di coesione. Come ho detto, questo lavoro spetterà sia alle politiche ordinarie ma anche a quelle aggiuntive. Le politiche di coesione, sia perché in questo momento abbiamo visto, insomma, c'è un'attenzione forte sul peso delle risorse comunitarie per lo sviluppo, ma io vorrei dire che sono anche le regole e le caratteristiche delle politiche di coesione che ci possono aiutare a plasmare questo modello a cui vogliamo tendere. E tra queste caratteristiche sicuramente c'è il ruolo che nelle politiche europee assume il metodo partenariale, un metodo che è aperto al coinvolgimento attivo delle istituzioni e delle amministrazioni a tutti quanti i livelli, ma anche dei portatori di interessi, intesi in senso, diciamo, ampio, inteso in senso quanto più esteso possibile. Sul coinvolgimento di questi attori in Italia sono fatti grandi passi in avanti negli ultimi anni e anche lo stesso Piano Sud è stato costruito, lo ricordavi anche tu, proprio con questo metodo cooperativo di attuazione rafforzata e con un coinvolgimento che è stato lungo e fruttuoso, ha coinvolto tantissimi soggetti portatori di interessi e nel piano stesso si dà conto diciamo, del modo con cui questi soggetti sono stati coinvolti.
Voglio dire, questo però è soltanto una parte del cammino che abbiamo davanti. Perché ancora, diciamo, una maturazione da questo punto di vista va fatta, e forse, e io credo, non forse, sicuramente, le politiche di coesione ci possono dare, come dire, l'ecosistema in cui questi passi in avanti si possono sviluppare. L'innovazione è una innovazione proprio di approccio di cui abbiamo bisogno. Allora, quello che bisogna fare di più è adottare più spesso e in maniera più stabile il punto di vista dei beneficiari degli interventi nel momento in cui si definiscono gli interventi che andiamo ad adottare. Chi sono i beneficiari degli interventi? Sono quelli che mettono in campo poi le azioni finanziarie, quindi parliamo principalmente degli enti locali, certo. Parliamo delle imprese. E se lo intendiamo nel senso dei destinatari degli interventi, abbiamo ovviamente tutta la società civile e ovviamente tutto il mondo del lavoro, che è il diretto destinatario dell'azione delle persone, quindi le persone, i lavoratori, i componenti della società, i cittadini. Allora, che cos'è che dobbiamo provare a sviluppare? Significa che noi dobbiamo adottare un metodo di rilevazione del fabbisogno da un lato, ma anche delle potenzialità, delle azioni dall'altro, che deve essere il frutto del dialogo con chi non solo in generale porta degli interessi, ma soprattutto con chi quegli interventi li deve realizzare. Nella politica europea, faccio riferimento a questo perché è un po' il mio portato individuale, c'è un atto di indirizzo molto importante che si chiama Small Business Act, che è un atto di programmazione che riguarda le piccole e medie imprese che viene dal livello europeo. Allora, questo atto di programmazione che poi si riverbera sugli atti e sulle decisioni che vengono assunte all'interno dei singoli stati membri, un motto, potremmo chiamarlo, che recita Think Small First, cioè pensare prima in piccolo. Che vuol dire questo? Significa che quando l'amministrazione, le istituzioni devono pensare delle azioni per le PMI, si devono mettere nei panni delle PMI. Ecco, questo è un cambiamento culturale fondamentale che noi abbiamo già avviato, perché molte delle azioni si stanno facendo, come ho detto, attraverso questo metodo, ma bisogna in qualche modo renderlo strutturale e rafforzato. E quindi il metodo di estrazione dei contenuti da chi porta gli interessi è altrettanto importante del metodo di coinvolgimento, perché i soggetti, le istituzioni, le amministrazioni, la società portano delle competenze oltre che degli interessi, che sono fondamentali per far camminare meglio gli interessi. Massimo, scusami, in questo passaggio che è fondamentale, che tu dici, c'è bisogno di due cambiamenti. Da una parte deve cambiare la PA, che deve avere delle grandi orecchie per ascoltare e la capacità di cambiare ascoltando, ma dall'altra parte ci deve essere anche una società civile, delle imprese, delle istituzioni locali, dell'associazionismo, del lavoro che è consapevole ed è matura per poter esprimere questi bisogni. Tu vedi in questo senso una maturazione? Io penso di sì, penso Bene. Che, come ho detto, sono stati fatti grandi passi in avanti in questa direzione e l'interazione che si è sviluppata per l'elaborazione, ma anche per la messa in campo degli interventi del Piano Sud, secondo me è un'ottima testimonianza del lavoro che è stato fatto. Molti degli interventi che sono individuati nel piano, penso agli strumenti di agevolazione per le imprese, ma anche alle azioni che ad esempio riguardano la valorizzazione di ambiti territoriali specifici, come penso alle aree interne, ma anche gli interventi in ambito urbano, anche questi ci vedono direttamente interessati con il PONMETRO, a cui dedicheremo un altro appuntamento nei prossimi domani. Giorni. Sono tutti costruiti grazie anche al contributo e a questo, come dire, metodo di coinvolgimento attivo, su cui abbiamo fatto già, come dicevo, un pezzo di strada, ma è una strada che ancora va percorsa ancora a lungo, perché insomma
anche per affinare i prodotti, per evitare che l'attuazione sia rallentata. Ci vuole un dialogo che continua, perché molto spesso noi mettiamo in campo delle azioni, delle decisioni, degli interventi, magari anche corretti dal punto di vista formale, ma che o non rispondono ai fabbisogni, oppure presentano delle difficoltà attuative, penso a quelli in ambito locale, per questioni anche pratiche di capacità dell'amministrazione, ad esempio, ma anche di capacità delle stesse parti, che a volte non riescono a parlare la stessa lingua degli attuatori. Ecco, tutti questi sono tutti quanti ambiti che vanno rafforzati, che vanno affrontati nel corso del tempo, per avere una strategia che funzioni e che porti risultati come quelli che ci aspettiamo. E tutto questo fa parte di questo approccio nuovo della politica di coesione, con una governance più efficiente, con una migliore selezione dei progetti e con un'amministrazione più efficiente, a cui ci ha richiamati proprio la commissaria Ferreira nella giornata, certo, nei giorni scorsi, proprio nel suo intervento al forum. Senti, accanto a questo arrivano poi quei fondi di Next Generation Europe. Il ministro Provenzano più volte ha ricordato che tra la programmazione ordinaria e i fondi di Next Generation Europe arrivano tantissimi soldi sulla politica di coesione. A questo punto, questo è il metodo che utilizzeremo anche per i nuovi fondi che arriveranno? Questo dovrebbe essere il metodo da utilizzare, certamente. Sicuramente sarà il metodo che noi vorremmo utilizzare per quanto riguarda la politica di coesione, che è quella su cui il nostro presidio è più diretto e più attivo. E soprattutto è la politica che ci permette di mettere in campo delle azioni coerenti con questo approccio. Penso prima fra tutti l'azione di rigenerazione amministrativa che il Piano Sud, prima ancora del Covid, ha ipotizzato, immaginato, e che adesso diventa più che mai attuale. E anche questa azione deve essere ispirata a questo stesso principio. Qual è questo principio? È quello di avere in testa i beneficiari degli interventi. Questo piano, per come lo stiamo immaginando, deve agire contemporaneamente su tre livelli. Prima di tutto essere capace di semplificare le procedure per i beneficiari, quindi avere in testa che cosa serve ai beneficiari per fare bene quello che devono fare. E in secondo luogo dobbiamo capire quali sono le competenze e le energie delle amministrazioni che servono a realizzare queste cose. Devono essere delle competenze e delle energie nuove, parliamo proprio di persone, ma anche di competenze formative, che devono essere coerenti con gli interventi che andiamo a realizzare e quindi, per tornare al nostro punto, coerenti con le aspettative dei beneficiari. Quindi competenze tecniche, competenze capaci di trasferire dentro alla programmazione prima e all'attuazione poi il fabbisogno di capacità progettuale, tecnica, che serve per realizzare questi interventi. Pensiamo a ingegneri, architetti, esperti di procedure, insomma un fabbisogno nuovo della pubblica amministrazione che è più vicina all'esigenza del fabbisogno che non alla compliance formale con le regole, che pure quella ci serve, perché ovviamente certo, questa è sempre una politica pubblica. E infine, accanto a queste due azioni, un'azione di affiancamento che bisogna fare laddove serve, e quindi l'amministrazione, e qui ovviamente parliamo prima di tutto di noi, si deve rafforzare, strutturare meglio per intervenire a fianco dei beneficiari tutti, laddove serve. Massimo, ti dispiace, sentiamo adesso un attimo, cioè sentiamo l'altra parte del tuo tavolo, cioè i nostri stakeholder, poi torno a te perché sulla base di quello che abbiamo sentito e di quello che ci hai detto tiriamo un po', cerchiamo di portare ad azione quello che anche le quattro componenti che tu hai nominato
ci diranno adesso. Quindi io introdurrei, se sei d'accordo, Bernadette Felice Grasso. Bernadette Felice Grasso è l'assessore alle autonomie locali e alla pubblica, alla funzione pubblica della Regione Siciliana. E grazie intanto di essere qui. Aspettiamo di vedere. Eccolo. Salve, grazie di essere qui. Buongiorno, io ringrazio voi ed è per me anche un motivo di soddisfazione essere partecipe di questa giornata di riflessione che in un momento in cui si parla di politica di coesione e di sviluppo del Sud, non solo del Sud, ma di un nuovo modo di intendere il rapporto fra pubblica amministrazione e partenariato, per cui veramente vi ringrazio e come ben diceva il direttore dell'agenzia, noi in questo abbiamo avuto come dipartimento, come assessorato alle autonomie locali, già abbiamo messo in campo un progetto e un programma che ritengo di vitale importanza per la nuova programmazione comunitaria. Qual è stato? Io voglio partire dalle criticità che ho rilevato io nel corso della mia esperienza politica, nel corso della mia esperienza prima di amministratore locale, ma confrontandomi sempre con i soggetti che sul territorio vivono, lavorano e chiedono anche da parte alla pubblica amministrazione e alla politica degli interventi che riguardano appunto un piano strategico di sviluppo. E allora che cosa abbiamo immaginato e che cosa ho immaginato? Perché molto spesso quando si parla di risorse non spese, risorse spese male, eccetera, tutto nasce, mi ascoltate oppure c'è un problema di connessione? La connessione non è stabile, quindi sì. Io parlo da solo. No, l'ascolto perfetto. Dico, mi avete ascoltato? Sì, la sentiamo perfettamente, non c'è problema. Ci siamo? Ok, grazie. La sentiamo benissimo. Quindi stavo dicendo che... Perfetto, grazie. Quando noi abbiamo, molto spesso si è detto che le risorse sono state utilizzate male, è perché secondo me non c'è stato un coinvolgimento proprio dei territori. E quindi allora io che cosa nella qualità di assessore alle autonomie locali è proprio nella convinzione che il territorio per crescere deve essere messo nelle condizioni di comunque di essere interpellato e di essere protagonista dello sviluppo territoriale, abbiamo messo insieme un piano strategico di sistema urbano territoriale della Sicilia fino al 2030. Coinvolgendo che cosa? Coinvolgendo da un lato gli enti locali, dall'altro lato il partenariato territoriale, proprio agendo sulla scorta della specificità dei luoghi. E quindi abbiamo immaginato un percorso e quindi abbiamo immaginato dei nodi e quindi di confronto anche con le amministrazioni locali, ma con il partenariato locale pertinente, coinvolgendo tutti i soggetti socio-economici del territorio per sapere e per chiedere che cosa sia necessario, qual è la peculiarità di quel territorio e come poter intervenire dal punto di vista proprio dell'emanazione dei bandi e delle risorse comunitarie che devono arrivare in quel territorio e che quel territorio può spendere in tutti i campi. E quindi da un lato con interventi infrastrutturali, ma dall'altro lato con interventi immateriali, quindi che riguardano servizi che quindi coprono da un lato il disagio, le imprese e per fare un settore importantissimo soprattutto in alcune parti della Sicilia è l'agricoltura, su cui si deve puntare, ma non solo l'agricoltura oppure la rivitalizzazione di tutte le zone margine, quindi un progetto che possa riguardare non solo le aree interne, perché da noi sono state individuate in 5 aree, ma tutto quello che ruota intorno alle aree interne che possa interessare un piano intermodale, ma che possa anche essere legato
a un coinvolgimento di tutto il partenariato sulle specificità, come dicevo, emerse dall'analisi e dalla strategia del territorio. Quindi abbiamo immaginato un workshop con tutti gli attori istituzionali e socio-economici per tutta la Sicilia e alla fine, dopo l'individuazione dei fabbisogni, immaginiamo che il Dipartimento Programmazione e tutte le autorità di gestione possano tenere conto nella programmazione 21-27, ma con delle rilevazioni che sono venute fuori da questa analisi dei fabbisogni, e da lì possono partire i bandi. Quindi voglio dire che oggi sia cambiato l'approccio e che ci sia stata una maggiore coscienza e consapevolezza anche da parte delle istituzioni regionali e nazionali, quindi sia cambiato anche il modo della politica di coesione, diventando anche protagonista delle scelte. Sono ben felice di comunicare che lo abbiamo già, come ben sa il direttore dell'Agenzia della Coesione, condiviso con l'Agenzia della Coesione, lo stiamo mettendo insieme con la collaborazione dell'Agenzia, e quindi mi auguro e spero che possa si possa concludere in maniera positiva e che possa essere eventualmente, qualora possa piacere, mutuato in altre regioni o migliorato anche da noi strada facendo, perché non vogliamo fare, il nostro progetto non è quello di fare un piano che sia slegato anche dal Dipartimento della Programmazione, ma che si interfaccia e lavori in maniera sinergica anche con la programmazione. Perché? Perché la programmazione, prima di redigere il programma, deve comunque fare svolgere un'attività di partenariato che tante volte non ha dato risultati, e perché il partenariato è stato ascoltato in maniera disomogenea su tavoli separati e possibilmente quindi non c'è stata quella sinergia che invece oggi è necessario, e soprattutto in un momento economico in cui stiamo, che è quello attuale, ma post-Covid, dobbiamo pensare a una rigenerazione, uno sviluppo che abbracci tutti i settori, perché è fondamentale ed è importante anche per la ripresa economica. Poi parlerò della rigenerazione, quando voi volete posso continuare, posso concludere l'intervento, perché tutto questo naturalmente non può essere fatto se i comuni non sono messi nella condizione, non hanno quella capacità istituzionale e quindi di rafforzamento amministrativo che è necessaria. E mi direte voi se devo continuare? Grazie all'assessore Grasso. Mi sembra che sia molto importante quello che lei dice, e va molto nell'ottica di quello che ci annunciava il direttore prima. E passiamo adesso a un'altra regione, la Puglia, e un altro stakeholder che è Confindustria. E quindi invitiamo Beatrice Lucarella, che è la coordinatrice del tavolo tecnico cultura di Confindustria Puglia. A lei anche chiediamo: siete pronti come stakeholder, come rappresentanti del mondo delle industrie, a questo continuo lavoro di negoziato, questo continuo lavoro di collaborazione, così questo metodo cooperativo rafforzato, così come ci dice l'agenzia? Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Parto subito prendendo spunto da quello che è il partenariato regionale, appunto, della Regione Puglia, la regione nella quale partecipo attivamente al tavoli di partenariato. Intanto bisogna dire subito che il coinvolgimento e il dialogo, il partenariato economico e sociale, la definizione dei programmi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari, un valore che comunque a livello regionale si è via rafforzato, un ultimo perché questo è stato anche definito a livello della Commissione europea. C'è da dire che da un punto di vista formale, le associazioni di categoria, quindi Confindustria, ma anche le altre associazioni di categoria più rappresentative, ma anche l'associazione, anche i sindacati maggiormente presentativi a livello territoriale, vengono
coinvolti, vengono convocati quando bisogna cominciare a progettare, a programmare quelle che sono le spese. Tuttavia è chiaro che comunque manca sempre una parte, cioè nel senso manca una parte ascendente, cioè nel senso veniamo convocati sicuramente in una fase programmatica progettuale, ma una vera e propria forma ascendente di partenariato, di costruzione, la programmazione e la selezione progettuale. Ovviamente poi c'è una sorta di mancanza, questo chiaramente secondo me è uno dei punti di forza su cui oggi vorrei puntare, è la fase invece discente, ovvero manca un proprio strumento partenariato economico e sociale, valutazione e sorveglianza dei risultati al fine di garantire un tante feedback in merito a informazioni, conoscenze, interazioni tra prese, soprattutto la valutazione di come le spese vengono effettivamente erogate. Quindi manca, mentre siamo nella fase ascendente, il partenariato viene comunque coinvolto, e questo è stato oggetto di fatto, quindi c'è effettivamente una forte partecipazione del partenariato economico e sociale, manca però poi nella fase discendente, cioè la fase di valutazione, neanche nell'iter di spesa, non ultimo, quindi nella valutazione finale della spesa che si è effettuata, uno strumento efficace del partenariato di verifica e controllo. Quindi noi come Industria che cosa proponiamo? In realtà proponiamo prima di tutto un percorso di confronto partenariale che ha priorità strategiche ai contenuti dei programmi strutturali. Scusate, forse c'è un problema, un attimo solo. Ok. Dottoressa Lucarella, forse non sentiamo benissimo il suo microfono, quindi... Sì, mi sembra strano perché avevamo fatto la prova precedente. Allora, può darsi che c'è qualche problema legato all'audio. Sì. Adesso la sentiamo bene. Ok, non lo so, se magari volete andare avanti con gli interventi, allora, cerco di risolvere di sì, poi la questione dell'audio. Recuperiamo il suo intervento, quindi vediamo se è pronto, a volte succede in questi casi, se è pronto Carlo Borgomeo, che è presidente della Fondazione Con il Sud e che costituisce la terza colonna di questo terzo pilastro di quelli che mi aveva indicato il direttore Sabatini e quindi rappresenta un po' la società civile, l'associazionismo della società civile. Carlo Borgomeo è qui con noi. Grazie, mi sentite? Perfettamente. Grazie. Allora, grazie per l'invito. Mi pare che sia un ragionamento, un appuntamento molto importante. Massimo Sabatini ha fatto una introduzione molto lucida, molto comprensibile, alla quale mi collego immediatamente per dire che l'impressione che ho dal piano sud, dall'intenzione di Provenzano, così come c'è stata ricordata da Sabatini, è quella, io ci metto un finalmente, di impostare le politiche per lo sviluppo, per la coesione, finalmente abbandonando un approccio che era tutto un approccio impostato sull'offerta per provare ad animare la domanda di sviluppo. Ora tutti noi sappiamo che quando ragioniamo di fondi strutturali, ma in generale di politiche pubbliche per lo sviluppo, siamo costretti a verificare una prevalenza, io qualche volta aggiungo imbarazzante, dell'offerta. Cioè il centro, il detentore delle risorse, descrive le politiche e i beneficiari sono costretti in un procedimento a cascata da Bruxelles a Roma, da Roma alle regioni, i beneficiari sono costretti ad adeguare i loro bisogni a quello che l'offerta ha deciso. Adesso naturalmente io la faccio un po' brutale, ma il tempo è poco, e qui si prova a fare il contrario. Qui finalmente si prova a chiedere agli interessati, è bella questa, va detta con chiarezza questa espressione, portatori di interesse, agli interessati
che cosa, quali sono i loro bisogni, quali sono le loro aspettative, qual è la domanda di sviluppo. Quindi è una operazione complessa che io saluto con grande soddisfazione. E vediamo però come questa scelta strategica, questa scelta politica, si deve declinare per essere efficace. Non è semplice, ma secondo me ci sono alcuni presupposti, alcune condizioni essenziali. La prima, che è tutta politica, è che evidentemente questo ascolto della domanda sia un vero ascolto, e cioè che ci si presenti a questi tavoli di partenariato avendo in testa delle grandi strategie, dei macro obiettivi ai quali ovviamente il detentore delle politiche generali non può rinunciare, ma che sia in grado di ascoltare e di costruire insieme i contenuti articolati. Cioè, per essere ancora una volta brutale, non facciamo le consultazioni, non andiamo a sentire che cosa la gente pensa di quelle che noi al centro abbiamo deciso. Andiamo dalla gente a dire: questi sono i macro obiettivi, costruiamoli insieme. La seconda questione, che è molto complicata, è molto complessa, e sulla quale io riprendo una frase di Massimo che dice che c'è un impegno forte della pubblica amministrazione di innovazione, di adeguamento a questa nuova linea, è quella sulle procedure. Cioè, il ragionamento sulle procedure non è indifferente rispetto a questa scelta. Salvo i sacri principi dell'evidenza pubblica, delle pari opportunità per tutti e tutto quello che sappiamo, tuttavia bisogna fare uno sforzo per coinvolgere i beneficiari, ovviamente non nella gestione degli interventi, ma nella costruzione delle procedure. Altrimenti, da una parte ascoltiamo i bisogni e dall'altra parte siamo costretti a non tenerne conto così come sarebbe necessario fare. Altre due riflessioni, spero di farcele con il tempo. La prima è un passaggio bellissimo che ha fatto Massimo ancora una volta, quando ci ha ricordato che uno degli scopi di questa operazione è quello di evitare che non si tenga conto, non si riesca a partire dalla scala giusta, dalle dimensioni giuste. E questo mi ha fatto ricordare, se mi consentite questa citazione, una frase che c'è in uno dei libri che io ho trovato sempre bellissimi sul Sud, un libro di Riccardo Musatti, che era un assistente di Olivetti, che si chiama La Via del Sud, un libro sostanzialmente sconosciuto, che la Fondazione ha ripubblicato perché è bellissimo, il quale a un certo punto dice che bisogna smetterla con, cito, piani inoperanti che scendono dall'alto, smisurati e ridicoli, come veste troppo ampia imposta a forza su un corpo di taglia affatto diverso, e in conseguenza anche troppo facile passare dal ridicolo al tragico, come quando i responsabili esecutivi, per evitare schemi e censure, stiracchiano ferocemente sul letto di Procuste i corpicini di quanti risultano colpevoli di essere troppo magri o minuti. Sembra un'esagerazione, ma chi ha avuto esperienza di politiche di sviluppo territoriale, qualche volta questa dimensione l'ha vissuta. E cioè, si arrivava sui territori con dei programmi, il povero sindaco, la povera associazione artigiana diceva: vabbè, ma io come mi confronto con questo obiettivo enorme? Sono fuori. Quindi quel passaggio è importantissimo ed è una terza condizione: la capacità di adeguare alle domande minute, che non significa polverizzare, ma significa ricordarsi di come nasce lo sviluppo, che è un percorso che nasce dalla domanda, e chi fa le politiche deve essere capace di stanarla, di promuoverla e di aggregarla. L'ultima riflessione che volevo fare è quella su, si è parlato di quattro pilastri, io ovviamente, diciamo, vengo invitato tenendo conto del pilastro società civile, che però è un po' generico. Io su questa dell'ultima osservazione che vorrei fare: nella società civile bisogna individuare i portatori di interesse,
perché altrimenti è disallineata con gli altri pilastri. E io sottolineo l'urgenza di considerare finalmente portatori di interesse le organizzazioni di terzo settore. Il terzo settore è un portatore di interesse. E quando parliamo di società civile che qualche volta ha in sé una vaghezza e un'approssimazione, qualche volta addirittura pericolosa, ambigua e pericolosa, qualche volta, bisogna trovare il punto di maggior forza nella società civile è un interesse, ancora una volta un interesse, abbastanza organizzato, grazie a Dio, del quale Provenzano, diciamo, sta incominciando a tener conto in maniera inedita, che è il terzo settore. Grazie Carlo, mi sembra chiarissimo, anche questo punto mi sembra meritevole di una riflessione ulteriore. Stamattina non potremo farla probabilmente, ma torneremo a parlare di questo e anche io sono d'accordo con te che società civile a volte è una coperta o troppo grande o troppo stretta per coprire la molteplicità delle componenti che ci sono dietro. Torniamo la parola alla dottoressa Lucarella, vediamo se adesso il microfono funziona meglio. Alla dottoressa Lucarella avevo chiesto... Vedi, ringraziare, senti. Perfetto. Mi sentite adesso? Buongiorno. Perfettamente, la sentiamo benissimo. Io ho eliminato gli auricolari, forse era un problema degli auricolari. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questa interessantissima, importantissima tavola rotonda sull'importanza del partenariato. Prima di tutto vorrei dire che come rappresentante di Industria Puglia il coinvolgimento ed il dialogo del partenariato economico e sociale per quanto riguarda la definizione delle programmazioni regionali per la spesa dei fondi comunitari in teorica esiste da un po' e comunque molto operata, nel senso che la Regione Puglia di fatto coinvolge il partenariato nel momento in cui si deve fare una programmazione relativamente alla spesa. Tuttavia comunque esiste sempre un limite legato sia alla fase ascendente, cioè nell'asse di costruzione della programmazione di selezione progettuale, sia nella fase discendente, dove credo sia molto importante che sia su questo un intento, sul quale più volte abbiamo chiesto si possa intervenire, scusa per la ripetizione, perché la parte della programmazione e della progettazione è sicuramente importante per cercare di definire insieme al partenariato economico e sociale dove far invenire di fatto per una diciamo migliore valorizzazione non soltanto del sistema imprenditoriale ma del sistema economico e sociale in generale, ma poi viene a mancare nella fase discendente, cioè nella fase di valutazione della spesa, questo aspetto partenariato, ovvero al partenariato non è dato partecipare la fase di valutazione quella che è il programma di spesa. Ho sentito con piacere e ho visto il dottor Satini, che noi veniamo insomma dalla Confindustria entrambi, fare nella sua introduzione parlare appunto di che sono i quattro pilastri: imprese, lavoro, società civile e istituzioni. Se tutte queste quattro aree tra di loro insieme dialogano, si confrontano, a volte anche in un confronto molto duro, molto alto, ma perché poi ad una finalità di migliorare le imprese, questo sento uno dei relatori precedenti parlava di una di imprese robuste e innovative, e proprio sull'innovazione noi molto spesso nell'ambito partenariale chiediamo che siano interventi di spesa, proprio perché in questo periodo noi siamo ancora, non posso dire di essere nel Covid, noi siamo pieno Covid, però molte aziende in maniera trasversale sono riuscite a resistere all'impatto economico negativo proprio perché hanno apportato quei sistemi di innovazione e digitalizzazione all'interno delle proprie imprese. Queste le ha rese più competitive e più veloci. Quindi qual è il punto secondo me fondamentale sul quale dobbiamo anche puntare come partenariato nella fase progettuale, cioè quella di individuare strategie e quindi investimenti per rendere le imprese più competitive e più veloci in un sistema economico che ormai è mondiale, quindi non è solo territoriale.
Le valutazioni che vengono effettuate a livello nazionale ovviamente sono viste dal partenariato che sviluppa a livello regionale e territoriale, perché intono tutta una serie di valutazioni legate a quella che è appunto la società civile, la peculiarità e la particolarità di singola regione, di singolo territorio. Quindi il partenariato economico-sociale, noi come Confindustria a livello regionale siamo sicuramente coinvolti insieme alle altre associazioni di categoria, qui vedo anche Giuseppe Massari, rappresentante della CGE, una delle maggiori organizzazioni sindacali con le quali spesso ci compiamo proprio nel partenariato. Nel confronto adesso serrato con la pubblica amministrazione ci troviamo in linea sulla questione della sburocratizzazione delle procedure. Noi abbiamo delle macchine troppo complesse, troppo articolate, strutture e sovrastrutture sulle quali molto spesso ci si perde. Perdere tempo vuol dire che molte imprese si perdono per strada e magari sono imprese che attraverso la partecipazione a fondi potrebbero sicuramente non solo valorizzare il proprio patrimonio aziendale, potrebbero valorizzare quel lavoro che è stato dal dottor Sabatì e deve diventare forte e stabile, può valorizzare in termini di crescita economica e sociale proprio la società civile. Io dico sempre che un'impresa non è l'impresa non è a sé stante, l'impresa è parte integrante di un territorio, è parte vitale di un territorio. Se cresce l'impresa insieme al territorio, con insieme reciprocamente, questo favorisce cosa? Una società civile più forte, più coesa e sicuramente più operosa. Uno dei problemi chiaramente abbiamo quella delle istituzioni che da un lato sembrano essere veloci, ma dall'altra parte scontiamo anche un po' un ritardo legato a quel che è la crescita personale della pubblica amministrazione. Portare l'innovazione e la digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione non è un processo velocissimo, è un processo uguale che passa alle persone. Quindi partenariato è quello che io posso rappresentare in ragione del mio ruolo a livello regionale, che non è così forte nella fase della interlocuzione, diventa più debole la fase di valutazione. Quindi credo che sia uno dei punti sui quali io vorrei anche stimolare la pubblica amministrazione, il ministro che anche che attendiamo, ma che si colleghi, per si possa attuare quelle che sono le politiche di valutazione della spesa. Grazie, grazie dottoressa Lucarella. Passiamo adesso al quarto intervento che rappresenta il tema lavoro e che quindi è il dottor Massafra, che è responsabile per le politiche del mezzogiorno della CGIL. È muto. Eccoci. Mi sentite? Sì, perfetto. Oh, chiedo scusa, grazie per questo invito, buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo collegarmi subito ad alcune, una riflessione che faceva nell'introduzione il dottor Sabatini, quando definiva, diciamo, questo momento un momento drammatico ed eccezionale. Ma diceva anche che questo è il momento in cui noi possiamo ben coniugare più che nel passato lo sviluppo, le politiche di coesione. Quindi dentro un quadro, diciamo, di repentine trasformazioni, noi stiamo guardando, diciamo, a delle modalità, ad una capacità, diciamo, di seguire queste trasformazioni. Ovviamente il funzionamento, diciamo, del modello di partenariato dentro, diciamo, questa capacità di programmazione diventa, diciamo, un aspetto fondamentale. Condivido questa impostazione in maniera del tutto assoluta. Per quel che ci riguarda, questo è il tempo anche per le organizzazioni sindacali che fanno parte a pieno titolo del partenariato economico e sociale previsto negli accordi e nei regolamenti dei fondi strutturali di rivendicare un maggior livello di coinvolgimento, che non si può limitare ad un ruolo di mera consultazione, ma
deve essere esercitato con un mandato pieno attraverso il voto nei luoghi come i comitati di sorveglianza, dove si definiscono le priorità politiche di investimento, soprattutto al Mezzogiorno, dove le amministrazioni pubbliche fino ad oggi non hanno garantito una vera e piena partecipazione a questi processi, bisogna dirlo. E quindi occorre agire questa rivendicazione, perché le organizzazioni sindacali, come tutto il resto del partenariato economico e sociale, abbiamo sentito gli altri pilastri richiamati, che sono portatrice dei fabbisogni e degli interessi del mondo del lavoro, della società civile, devono poter esercitare la propria funzione di negoziazione, soprattutto nei territori. E da questo punto di vista possono fare la differenza nella programmazione delle politiche e nella loro messa a terra. E questa è una responsabilità che impone anche un rafforzamento delle nostre competenze e della capacità negoziale. Primo punto politico, quindi, è che le nuove regole per introdurre concretamente una modalità cooperativa, come veniva definita, sono frutto delle scelte del governo, proprio all'interno del nuovo accordo di partenariato per la programmazione 21-27, che noi sappiamo deve essere svolto entro il 31 dicembre del 2020. E questo da noi, diciamo, nei mesi scorsi è stato richiesto in maniera unitaria con le parti sindacali, anche con Confindustria, lo richiamava la dottoressa Lucarella nel precedente intervento. L'altro nodo politico, credo poter dire oggi, è la messa a terra dei progetti. Ora che ci troviamo a riprogrammare le risorse 14-20, sia per l'emergenza sia per consentire l'effettivo utilizzo di quello che ci resta ancora nell'ambito di questo ciclo programmatorio, o tutta la progettazione che pure veniva richiamata rispetto al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza finanziato dal Next Generation EU, che coincide con l'avvio della programmazione 21-27, noi tutti siamo chiamati ad affrontare quel vero nodo politico, cioè come riuscire ad investire l'ingente mole di risorse che arriveranno soprattutto al sud per risanare disuguaglianze, divari, nella consapevolezza che abbiamo, che pure veniva richiamata, di pubbliche amministrazioni scarsamente attrezzate, il cui gap nelle capacità gestionali spesso non potrà essere sanato in breve tempo. E nella consapevolezza più generale, ripetuta più volte, che questa evidentemente rappresenta un'occasione storica che non possiamo perdere, che probabilmente non si ripresenterà. Anche da questo punto di vista, dunque, quindi la risposta non può essere che questa. Soprattutto nel Mezzogiorno le istituzioni pubbliche devono smettere di pensare di far tutto da sole sui fondi europei, scegliere quindi di coinvolgere veramente, concretamente il partenariato economico e sociale. Quindi assolutamente sì alla proposta in discussione sul metodo cooperativo, ma che sia realmente tale, cioè che chiami in causa, secondo regole specifiche condivise, i soggetti che esprimono interessi, fabbisogni, che sono portatori di questi fabbisogni del lavoro, che possono, devono esercitare responsabilmente la propria funzione di negoziazione, di contrattazione nei territori. E noi dalla nostra responsabilità non ci vogliamo sottrarre. Ora, sulla stampa nazionale, non solo tra gli addetti ai lavori, sono stati denunciati numerosi casi in cui le risorse europee sono rimaste inutilizzate. Dicevo prima, soprattutto al sud, sono spesso tornati in Europa, alle amministrazioni centrali, talvolta sono state reindirizzate nei programmi operativi complementari, nei fondi specifici basati sull'utilizzo di strumenti finanziari che spesso hanno portato all'esternalizzazione delle procedure di gestione a soggetti privati, soprattutto nell'ambito del credito. Come dire, una sorta di sconfitta, di debacle dell'amministrazione delle risorse pubbliche, da qualcuno persino definita una fuga delle responsabilità da parte delle istituzioni competenti,
nell'esercizio del proprio ruolo sul versante della programmazione, della progettazione, della realizzazione degli investimenti. E anche in questo caso il metodo cooperativo, nuovo coinvolgimento del partenariato per riuscire ad investire l'ingente mole di risorse che arriveranno soprattutto al sud per sanare quelle disuguaglianze e quei divari, diventa assolutamente fondamentale, e quindi su questo dobbiamo intervenire. Ovviamente il coinvolgimento delle parti sociali e del partenariato non è sufficiente a colmare, diciamo, quel gap. C'è un tema che riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione, che pure dottor Sabatini in qualche modo richiamava, c'è un tema che riguarda carenza del personale, c'è un tema che riguarda i processi di digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Quindi ci sono temi, come dire, sui quali però c'è, come dire, la volontà di intervenire. Da questo punto di vista richiamo l'ultimo aspetto, diciamo, che mi pare importante, che in qualche modo si collega a questo, a queste considerazioni, e che riguarda appunto il piano Sud, dove, diciamo, gran parte di questo progetto, di questa nuova modalità è richiamata. Noi valutiamo positivamente che il Piano Sud sia stato inserito come una delle priorità di investimento dal nostro Piano Nazionale su Recovery Fund, nella missione equità sociale di genere territoriale, nel cluster coesione territoriale. Qui il punto politico è che questo piano non deve rimanere sulla carta, come spesso purtroppo accade ai piani in Italia, ai progetti, alle buone idee. Nel piano ci sono delle priorità condivisibili, ne richiamo alcune, ma che sono assolutamente fondamentali: la lotta alla povertà educativa, il potenziamento delle infrastrutture sociali e materiali, di favorire l'inclusione sociale e la connessione. Ecco, ma quello che oggi vediamo è la messa a terra solo, diciamo, del processo di decontribuzione che è sganciata da un piano di riforme su vasta scala. Ecco, viceversa, noi pensiamo che quel valore, il valore del Piano Sud, possa invece rientrare dentro un ambito più ampio di investimenti, dove ancora una volta, diciamo, il partenariato può essere chiamato a una funzione precisa. Grazie. Questo ci pare importante, grazie ancora, grazie a voi. Scusate, grazie, se l'ho fatto dottor Massafra. Torniamo a Massimo Sabatini. Massimo, hai sentito quello che ci hanno detto i quattro pilastri, i rappresentanti dei quattro pilastri che tu dicevi? Colgo solo una parola di Carlo Borgomeo, che con la solita chiarezza che contraddistingue Carlo ci ha detto chiaramente che bisogna in qualche modo, il partenariato non può essere raccontare cose che abbiamo già deciso e poi mettersi lì a dire facciamole insieme ma sono state già decise. Vuol dire avere il coraggio di prendere le misure del vestito e non fare un vestito troppo largo, quella bellissima metafora di quella frase che ci ha letto, di fare un vestito troppo largo che è del tutto fuori taglia rispetto alle amministrazioni a cui stiamo porgendolo. C'è proprio un lavoro di co-design, siamo pronti per questo? Beh, diciamo che dovremmo esserlo. Bene. E l'ambizione di questa fase, per quanto riguarda la politica di coesione, sicuramente questo è il mandato che noi abbiamo ricevuto, è di, se non altro, incamminarci in questa direzione. Non posso dire che tutto sarà fatto in quel modo e che tutte le aspettative, ma sia delle amministrazioni, sia dei portatori di interesse, potranno essere soddisfatte. Ci sono tanti motivi e alcuni di questi sono stati richiamati anche dagli interventi che ci raccontano come funzionano le politiche, quali difficoltà devono attuare. Io credo che però la questione fondamentale sia l'approccio con cui noi affrontiamo questi temi. Se questo approccio è proattivo e quindi tenta di modificare uno stato di cose e quindi di impostare la politica in una maniera diversa dal passato, o almeno parzialmente diversa dal passato, gli interventi a costruirli attraverso questo sistema,
Forse magari non siamo ancora del tutto pronti, però sicuramente abbiamo iniziato a fare quello, a fare la cosa giusta, in un certo senso. Bene, grazie Massimo. Allora chiuderei qui questa, se tu non hai altri commenti su quello che sono arrivati, chiuderei qui questa prima parte di questo evento annuale del PON Governance e chiamerei invece a gestire insieme con me questa seconda parte Riccardo Monaco. Riccardo Monaco è l'autorità di gestione del PON Governance e quindi è la persona più indicata per raccontarci in 10-12 minuti più o meno quello che è successo in questo anno. È l'evento annuale, un po' la vostra festa, e anche in qualche modo il vostro rendiconto, quello che è successo in questo anno dal punto di vista così importante del lavoro collaborativo, di questo metodo cooperativo rafforzato, parola che a me piace moltissimo e che è stata ripresa con grande soddisfazione da tutti gli stakeholder che abbiamo sentito prima. Riccardo, a te la parola e poi mano a mano seguiremo con gli interventi della Commissione. E poi sì, grazie Carlo, spero che funzionate bene. Io intanto, così come detto, l'evento annuale del PON, quindi per noi diciamo questo l'evento del Forum PiaSud è il luogo dove quest'anno evidentemente cerchiamo di comunicare quello che col programma stiamo facendo. Oggi però stiamo diciamo affrontando un tema sempre di capacità amministrativa, perché il PON Governance, come sapete, il programma diciamo così per eccellenza che in qualche modo dovrebbe affrontare quelli che sono i temi e le criticità della capacità amministrativa. Io intanto diciamo mi sento anche in dovere di fare un po' gli onori di casa insieme con il direttore Sabatini, perché ovviamente l'evento annuale del PON, e quindi vorrei ringraziare innanzitutto il ministro, anche se non abbiamo avuto la possibilità di averlo qui con noi per i motivi ovviamente che conosciamo, e per diciamo aver anche lui nell'ambito di quelli che sono i suoi indirizzi politici aver messo al centro, quindi all'attenzione di quelle che sono ovviamente le sue prerogative politiche, il tema della capacità amministrativa. Ormai è una questione annosa, siamo arrivati a un terzo ciclo di programmazione, ma questo tema ovviamente rimane sempre. Oggi invece ne affrontiamo uno in particolare che sembrerebbe diciamo residuale, ma invece che io ritengo che sia proprio il punto di partenza di una buona politica di coesione, ma senza riferimento alla politica, di una buona gestione delle risorse che scaturiscono dalla politica di coesione. Intanto il tema della democrazia partecipativa, del partenariato, sappiamo benissimo che diciamo ha addirittura nella politica di coesione un rango di principio proprio di principio trasversale nell'attuazione delle politiche di coesione, che addirittura diciamo è contenuta all'interno di una norma, il codice di condotta, che attraverso diciamo il nostro programma stiamo cercando ovviamente di implementare nella sua attuazione. I contributi intanto che abbiamo ricevuto, che in qualche modo ci hanno dato importanti sollecitazioni, io infatti da un lato mi sento diciamo onorato di parlare di questo tema, dall'altro lato mi sento anche un carico di responsabilità importante, perché mi rendo conto anche sulla base degli spunti che hanno dato i partecipanti quanto è importante questo argomento soprattutto per due ordini di motivi. Intanto credo che il primo sia quello che dobbiamo cercare attraverso le pratiche partenariali di recuperare fiducia nei confronti dei cittadini, nei confronti delle imprese, nei confronti di tutti coloro che sono portatori di interessi diciamo economico, sociali, e così come è stato diciamo evidenziato da Carlo Borromeo, da Massafra, che non diciamo che questi interessi debbano diciamo in qualche modo essere come dire coprogettati, condivisi già nella fase di partenza, quindi dei nostri programmi. Però per fare questo io adesso mi metto nella parte ovviamente non di chi ovviamente poi dal punto di vista burocratico
deve gestire queste pratiche partenariali, mi rendo conto che dietro c'è un mondo, c'è un'attività veramente incredibile per poter far funzionare perfettamente, diciamo, queste pratiche. E diciamo che all'interno del nostro programma, ovviamente il programma 14-20, noi abbiamo già fin dall'inizio pensato di inserire una specifica, come dire, azione che potesse, diciamo, in qualche modo soddisfare questa esigenza, no? Di gestire al meglio il partenariato per poter avere delle politiche più efficienti, e quindi per cercare di migliorare in modo strutturato, soprattutto e permanente, quello che è il grado, diciamo, di incisività e di coinvolgimento dei partner all'interno di quello che io chiamo il ciclo di vita di un programma. Perché diciamo, abbiamo pensato questo, diciamo, di inserire un'azione specifica all'interno del programma 14-20? Perché già nella programmazione 7-13, io devo dire che sono arrivato a gestire il programma 7-13, il precedente PONGAT, diciamo già nella fase finale, però ho avuto la possibilità, per esempio, di assistere, perché ovviamente ne facevo parte, agli ultimi 2-3 comitati di sorveglianza, e dove mi sono accorto che all'interno di questi comitati di sorveglianza c'erano dei difetti di comunicazione tra chi stava dalla parte di chi gestiva il programma e di chi invece, i partner, avevano delle pretese nei confronti di risorse che avevano una loro specifica destinazione. E questo difetto di comunicazione nasceva proprio, mi sono accorto, proprio l'ho sperimentato proprio sulla mia pelle, mi sono accorto che non, diciamo, nella fase proprio di scrittura, di definizione di quelli che erano gli obiettivi di un programma che stava per partire, questi obiettivi non erano stati totalmente condivisi con i soggetti, ovviamente, che facevano parte del partenariato. A questo punto il comitato di sorveglianza diventava un semplice, diciamo, incontro in cui si enumeravano, praticamente si rappresentavano dei numeri, però sotto la forma ovviamente di una sorta di contabilità, ma che non aveva nulla a che vedere molto spesso con la qualità diciamo, dei progetti, e di conseguenza anche il partenariato non era in grado, ovviamente, in quel contesto di poter diciamo, interloquire proprio nella forma classica di condivisione delle cose. Per cui, diciamo, da questa esperienza, la prima, diciamo, il momento in cui mi ricordo era fino al 2014, prima 2015, nel momento in cui iniziamo a scrivere il programma, decidiamo proprio di mettere un'azione specifica. Questa azione era proprio quella di dedicarla esclusivamente a questo tema che è un tema, ripeto ancora, così come è emerso anche dalla discussione di questa mattina, un tema essenziale, cioè il partenariato, come anche altri interlocutori, perché ovviamente non è soltanto il partenariato, oggi abbiamo in questo parterre ovviamente anche rappresentanti diversi, abbiamo anche le istituzioni, l'assessore Grasso, il partenariato costituito dai partner economico-sociali, ma anche dagli enti locali, perché oggi c'è tutto il tema pure degli enti locali, di cui prima parlava ovviamente Massimo Sabatini, e quindi i cosiddetti beneficiari. I beneficiari non possono, diciamo, arrivare alla programmazione nel momento in cui la programmazione si attiva, nel momento in cui ci sono le risorse disponibili da poter mettere in campo. Ma i beneficiari, mi riferisco, ripeto, anche agli enti locali, ma anche ai beneficiari privati, nel caso degli incentivi alle imprese, piuttosto che gli aiuti di Stato, tutto ciò che riguarda ovviamente il mondo pure delle imprese, il mondo del lavoro, il mondo del sociale, non può, diciamo, presentarsi, o meglio, l'amministrazione non può presentarsi a questi mondi nel momento in cui il programma è stato già definito. Ma questo, diciamo, è un problema anche mi metto dalla parte, ovviamente, giustamente, anche della dirigenza. Dobbiamo trovare delle modalità, dobbiamo trovare delle formule affinché tutto questo funzioni perfettamente. E da questo punto di vista, diciamo, abbiamo attivato già nella programmazione 2007-2013 in via sperimentale un progetto, allora si chiamava Officine Mezzogiorno, adesso ci siamo attivati con un altro progetto, perché ci rendiamo conto che questa pratica, che questa attività non può essere un'attività fatta spot, perché comunque devo dire che all'interno della pubblica amministrazione, per quanto ci siano delle eccellenze che in qualche modo riescono a, come dire, a presidiare
questi meccanismi, però molte amministrazioni purtroppo, ma probabilmente compresa anche la nostra, non mi tiro indietro, probabilmente hanno bisogno di un forte supporto soprattutto sui metodi, sulle modalità. Infatti diciamo che fondamentalmente quelli che sono i nostri obiettivi diciamo di programma, di progetto, sono intanto quello per esempio di garantire la trasparenza della selezione dei partner. Questo è un punto fondamentale, certo, cioè non certo. Tutti, quando si parla, quando io convoco il mio partenariato, inizialmente avevo difficoltà pure a interloquire con loro, perché era un partenariato che molto spesso non conosceva perfettamente il tema su cui dovevamo confrontarci, che era quella della pubblica amministrazione. Quindi la selezione dei partner è fondamentale, i temi sono tanti, parliamo di ambiente, parliamo di imprese, parliamo di infrastrutture. Poi un'altra cosa importante è quella di fornire ai partner informazioni adeguate e tempi anche sufficienti per garantire un processo di condivisione. Assicurare la partecipazione, quella è fondamentale, efficace dei partner. I partner dovrebbero arrivare preparati, però questa preparazione molto spesso dipende anche da noi stessi pubbliche amministrazioni, che non facciamo probabilmente affluire le informazioni in maniera adeguata. E poi quindi sostenere anche in un certo modo anche il rafforzamento del partenariato. E quindi sostenere poi soprattutto anche le pubbliche amministrazioni. Noi oggi con il nostro progetto abbiamo individuato alcune iniziative, le cosiddette officine, no? Officine che sono dei luoghi che possono essere anche istituite a livello regionale piuttosto che a livello di policy. Per esempio l'assessore Grasso sta facendo la prima esperienza con noi per quanto riguarda il lavoro di coordinamento su tutto il territorio della sua regione per definire quelli che sono i fabbisogni di quella regione per la prossima programmazione 21-27. Ma stiamo portando avanti queste officine anche in alcune policy, come per esempio il caso delle aree interne, piuttosto che dell'agenda delle politiche urbane. Quindi officine che sono dedicate quindi a delle policy specifiche dove mettono insieme le istituzioni, ovviamente i partner. Scusami, poi Riccardo, Riccardo, sì. Hai trovato in questo periodo lungo in cui tu segui questi temi, hai trovato una crescita importante della sensibilità delle amministrazioni, o questo è di nuovo un adempimento che lo devono fare perché lo devono fare, ma c'è una crescita di sensibilità, cioè si sono accorti quanto è importante? Guarda, c'è una forte consapevolezza da questo punto di vista, però io ritengo che questo non è un tema che tu lo affronti oggi, poi ci rivediamo fra una settimana. Certo. Allora, qui ci vogliono organizzazioni che monitorano queste attività. Quindi all'interno, come oggi esiste all'interno delle amministrazioni pubbliche il referente sull'anticorruzione, sulla trasparenza, tutte quelle amministrazioni pubbliche che hanno la responsabilità di gestire risorse per l'investimento devono avere cura in maniera strutturata e organizzata di gestire questi processi, perché è fondamentale. Però questa consapevolezza c'è, però da passare dalla consapevolezza ovviamente all'attuazione e all'organizzazione strutturata di processi che sottendono ovviamente queste pratiche è veramente, penso che sia un po' complicato, però stiamo cercando ovviamente con il nostro progetto, con le nostre iniziative, di sensibilizzare il più possibile e di supportare anche le amministrazioni nell'individuare quali sono i metodi proprio organizzativi per poter gestire al meglio queste pratiche. Riccardo, se sei d'accordo, sentirei adesso un partner importante, un esperto importante di politiche partenariali come Gambescia di Pensare e Sviluppo, e poi sentiamo la Commissione, poi ritorno a te Riccardo per la conclusione di questa mattinata, per dare un po' qualche parola chiave, a me qualcuna è venuta in mente, le condividiamo magari insieme, che poi ci lanci verso il lavoro futuro, che non è poco e non è di scarso conto. Allora, darei la parola adesso ad Alberto Gambescia, che è amministratore unico di Studiare e Sviluppo. Studiare e Sviluppo è una società del MEF che si occupa appunto di assistere le amministrazioni nelle politiche di coesione.
Alberto Gambescia è qui. Buongiorno, mi sentite? Perfettamente, prego. Benissimo, grazie, grazie per la parola. Grazie innanzitutto per l'invito all'autorità di gestione del PON Riccardo Monaco, al direttore Sabatini, non solo per l'invito di oggi, diciamo, a questo nostro appuntamento, ma anche per averci messo nelle condizioni di gestire questo progetto di cui faceva menzione poco fa Riccardo Monaco, che è un progetto che si chiama Officina Coesione, che avrebbe l'ambizione, dico perché, dico dovrebbe, nel senso che il progetto è partito nei primi mesi dell'anno, poi ovviamente con le emergenze che abbiamo vissuto ha avuto purtroppo una prima fase un po' complessa, adesso abbiamo ripreso a pieno ritmo con alcune delle iniziative che citava e diceva Riccardo, che ci vedono partecipi, ci vedono protagonisti di questa esperienza. Il progetto Officina Coesione tende proprio a dare delle risposte alle cose e agli stimoli che sono venuti nell'arco di questa mattinata. Sono state dette tantissime cose su cui non ritornerò, certamente dal direttore Sabatini, ma ho sentito cose diciamo anche molto innovative da Massafra, da Borgomeo. Sono cose che conosciamo tutti molto bene, d'altro canto diciamo, le regole di condotta del partenariato datano 2014, quindi ormai sono 6 anni diciamo, che la vicenda è sui tavoli degli stakeholder che di questo si occupano e sappiamo anche che non da ultimo anche sul rapporto Paese per l'Italia del 2019 nell'ambito del semestre europeo le medesime cose sono state ribadite con una forza assoluta, come mai prima d'ora è stato verificato, è stato possibile. Quindi diciamo che la questione è assolutamente centrale e fa un po' specie, questo è anche il segno dei tempi, che si parli di, con questa attenzione del partenariato quasi come fosse una questione idealtipica diciamo, del mezzogiorno e delle politiche di coesione, quando in realtà, come sappiamo tutti quanti, è un tema paese, per così dire. Ora, la complessità delle cose che si devono affrontare con il partenariato è talmente alta per la tipologia di organizzazione del paese, dei corpi intermedi che citava Borgomeo, per il protagonismo molto giusto e molto corretto dei territori, fa sì che del partenariato purtroppo si sia preso solamente diciamo, la parte più formale, più formalistica, più intellettuale dell'argomento e non si sia invece rivolti l'attenzione a fare in modo che da questa vicenda si potessero trarre invece delle nuove linee di intervento che in termini innovativi, un po' come avete ben detto nel Piano Sud, si è cercato di fare mettendolo nero su bianco. Ora, il problema è che in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, studiare sviluppo, si deve ora confrontare con le problematiche che sono emerse e tentare di dare delle risposte. Non è evidentemente una cosa semplicissima, ma io penso che la questione culturale, dell'approccio culturale ai termini del partenariato sia la prima questione per riuscire a dare una risposta un po' diversa rispetto a quanto non si è fatto diciamo fino ad ora, considerando che tutto quanto gli interventi di partenariato, chi li frequenta sa bene di cosa parlo, si sono fino ad oggi un po' limitati diciamo a questi comitati di sorveglianza in cui già la parola comitato di sorveglianza tradisce evidentemente l'obiettivo diciamo delle riunioni, quando invece nella logica espressa nel Piano Sud e che tutti quanti condividiamo, in realtà non ci sia da sorvegliare degli interventi quanto piuttosto di partecipare agli interventi, sia in termini di proposizione sia in termini di attuazione. Ora, è del tutto evidente che siamo in una fase diciamo storica sia per quanto riguarda le fasi di programmazione dei fondi comunitari che hanno dato diciamo non una prova brillantissima di sé, sia rispetto alle cose che qualcuno citava del PNRR ovvero del Next Gen EU, e in cui probabilmente in questo momento le politiche di coesione possono dire una parola diciamo determinante ovviamente nell'ottica dello sviluppo del paese, prima che qualcun altro lo dica su qualche altro argomento. Cioè, incredibilmente le politiche di coesione stanno acquisendo una importanza, una visibilità, una centralità che mai hanno avuto, diciamo, nella storia recente dei fondi strutturali. È un'occasione, io lo dico innanzitutto in termini culturali, da non perdere, però per affrontare dignitosamente, diciamo, questa nuova fase, è pur vero che dobbiamo cambiare necessariamente l'approccio. Capisco
le questioni e l'approccio che Carlo Borgomeo portava alla nostra attenzione, sui quali siamo tutti quanti molto d'accordo, ma io tenderei a superare la dicotomia tra interventi calati dall'alto e interventi suggeriti dal basso, perché in questa dicotomia non ne usciamo, diciamo, non ne esce nessuno sano, né coloro che si sentono traditi, i territori, i corpi intermedi, i soggetti finali, né le amministrazioni centrali o regionali che tentano di mettere a sistema, con moltissima difficoltà evidentemente, per una questione che attiene, anche qui dico cose che tutti sappiamo, diciamo, alla fragilità amministrativa del paese, sia alla fragilità dell'amministrazione centrale che alla fragilità delle amministrazioni regionali, e quindi forse una delle cose che potrebbe dare una chiave di lettura diversa, che noi cercheremo di fare con, e stiamo già facendo con Officina Coesione, sia proprio quella di superare la questione dall'alto e dal basso, cercando di, e questo, in questo è fondamentale la questione della metodologia d'approccio progettuale, cercando di dare un metodo che sia un metodo che in realtà faccia coesistere le differenti sfere di influenza tra il centrale ed il locale, tra il particolare e il generale. Questo è ovviamente molto ambizioso, mi rendo conto di dire delle cose molto ambiziose, però d'altro canto siamo anche in una condizione per la quale, se non proviamo a gettare il cuore oltre l'ostacolo ora, probabilmente non ci riusciremo mai. E quindi, fuori dall'intellettualismo, diciamo, tra centralità e periferia e perifericità, fuori dalla questione politiche di coesione, che pure ci vedono ovviamente occupati e che finanziano questo progetto, io credo che sia arrivato il momento, diciamo, maturo per poter provare a dare a questi interventi una logica che non sia appunto la logica della sorveglianza, ma sia la logica della cooperazione, non per modo di dire, diciamo, non linguisticamente, non lessicalmente, una cooperazione reale dall'immaginare l'intervento fino alla sua attuazione pratica. Grazie ad Alberto Gambescia, sono perfettamente d'accordo con lei. La polemica bottom up, top down, ormai non tiene più in nessun modo. Dobbiamo creare sui progetti e sulle innovazioni un sistema circolare, perché non c'è un alto e un basso. Dobbiamo veramente rimuoverci in un'ottica circolare. È il momento di sentire adesso la Commissione europea. Sentiamo Adelina Zos-Reis, che è della Commissione Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione europea. Buongiorno a tutti, mi sentite? Perfettamente, grazie. Grazie, buongiorno. Cercherei di essere veloce, ma c'è qualche punto che mi sembra importante da fare in questo evento. Ho ascoltato l'intervenzione con molto interesse e vorrei ringraziare l'autorità di gestione per questa organizzazione, che è un evento importante per tutte le persone coinvolte, con il partenariato in particolare. Prima di cominciare vorrei dire una piccola, come si dice, clarificazione, perché sorveglianza è il termine utilizzato in italiano. L'idea nel regolamento della Commissione sia un comitato di accompagnamento. La traduzione e lo spirito, diciamo così, di questa parola è più ampio che sorveglianza, è un accompagnamento di tutte le stakeholder, tutte le persone interessate per l'attuazione del programma e tutti i programmi di tutto il paese. Comunque fermo qui parentesi per spiegare un po' lo spirito che c'è con questa concetto, come si dice, del comitato di accompagnamento, si dice in portoghese, perché sono portoghese, comunque mi fa un po' in parallelo la definizione, la significazione di questo comitato. Magari cominciamo, perché non abbiamo molto tempo. Io vorrei fare qualche piccola considerazione per questo programma, perché non è facile di commentare l'andamento del PON Governance e fare un confronto con le annualità precedenti. Questo programma infatti ha subito una trasformazione nella riprogrammazione approvata a maggio 2020 e che ha portato la dotazione del PON
a circa di 805 milioni di euro a seguito del trasferimento della riserva di efficacia persa dal PON Scuola e comunque è stata trasferita al PON Governance. Questo è stato un momento importante per il programma, ma noi sappiamo che la pandemia arrivata, il Covid, ha un po' cambiato tutta la nostra vita e anche i programmi. E comunque c'è una nuova e importante programmazione in corso che sfrutta la flessibilità concessa da CRI e CRI Plus per sostenere con le risorse del PON Governance l'azione di sistema per il contrasto al Covid-19. Comunque il confronto che il passato e quando questo programma è stato messo in campo all'inizio della periodo di programmazione non è un esercizio di grande utilità, diciamo così, ma anche questo... Dottoressa, mi scusi, può mettere la telecamera, ecco, un pochino più sulla telecamera, se no non la vediamo, eccoci. Ah, ok, va bene. Perfetto, scusate. Benissimo, così okay. la vediamo grazie. Perfettamente. Mi scusi, ma... Sì, allora, io vorrei dire che la stessa considerazione che non è un esercizio di grande utilità fare parlare della salute, lo stato di salute del PON per quanto riguarda gli aspetti finanziari, mi sembra che non è, diciamo... molto utile, anche se possiamo dire che per le dati che abbiamo ora, adesso l'avanzamento del PON Governance è ancora limitato e siamo un po' di sotto della media italiana e dell'Unione Europea, ma questo sappiamo che può cambiare velocemente perché queste modifiche del CRI Plus può essere utilizzate anche il tasso di cofinanziamento del 100% per tutto l'anno contabile 2021. E comunque questo potrà contare sulle operazioni che sono già concluse e sono prossime alla conclusione. Comunque questo potrà dare la possibilità di certificare la spesa sfruttando questo tasso di cofinanziamento al 100% e comunque non mi sembra che il PON avrà dei problemi di rispettare il target N+3 quest'anno. Comunque la dotazione finanziaria della programmazione sarà assorbita, come si dice, utilizzata quest'anno, non c'è problema. Possiamo pensare anche alla programmazione, le prospettive 21-27. Mi sembra che più interessante, diciamo così, fare questa riflessione, ho ascoltato tutti gli interventi e tutte le possibilità che sono offerte al futuro vorrei anche fare qualche riflessione sulla capacità istituzionale e amministrativa. Come voi sapete, il programma, la programmazione Fondo Social Plus e il FESR della programmazione 21-27 dovranno essere allineate alla priorità individuate nel contesto del semestre europeo, come già stato riferito la prima intervenzione e in particolare le raccomandazioni specifiche per paesi 2019 e anche l'allegato D della nostra diciamo linea di orientamento per la negoziazione. E comunque già il PON Governance è nato in seguimento di una raccomandazione paese. Comunque questa raccomandazione che è il rafforzamento della capacità amministrativa, rimane una sfida importante per l'Italia e, come voi sapete, è oggetto di una raccomandazione specifica per paese indirizzata all'Italia in 2019 e anche in 2020. E questa sfida è anche raccolta, tra l'altro, dal Piano Sud, come ci è stato evidenziato, c'è una necessità di rafforzamento e della rigenerazione della pubblica amministrazione. Io vorrei fare un po' il focus sui nuovi regolamenti post-2020 che sono stati proposti dalla Commissione. Ancora un minuto, dottoressa.
Ancora. Sì, sì, arrivo. E questa proposta di regolamento è molto importante perché non c'è più l'obiettivo tematico 11 su cui è nato il programma governance, ma anche c'è un'altra possibilità. Comunque la capacità amministrativa dovrà assumere altre forme e modalità. A tale riguardo la proposta di regolamento prevede un utilizzo all'articolo 32 che è il seguente, passo a citare, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità dell'autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro necessarie per l'amministrazione e utilizzo efficace dei fondi. Questo è un aspetto importante per il Fondo Sociale Europeo Plus, che magari continuerà a sostenere la capacità istituzionale per l'attuazione di riforme politiche e di sistemi cruciali, ma ci concentrerà sulle sue aree di intervento, in particolare l'occupazione, il sistema di inclusione e protezione sociale, istruzione e formazione, nonché sistemi e servizi sanitari. Questo sostegno potrà essere fornito nell'ambito dei vari obiettivi specifici del Fondo Sociale Plus, e la proposta di regolamento prevede che ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. Si è parlato in questo dibattito prima del terzo settore, comunque questo è un aspetto che mi sembra importante da sottolineare in riguardo al regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo Plus per la programmazione 21-27. Grazie. Allora, questo sostegno alla riforma della pubblica amministrazione potrà anche trovare spazio nei piani per la ripresa e la resilienza finanziati dal nuovo strumento RRF, che è stato anche evidenziato in un'altra comunicazione prima della mia. E tra gli obiettivi, termino qui, tra gli obiettivi al sostegno delle riforme da finanziare col fondo RRF, le linee guida identificano, ad esempio, cito 3-4 possibilità, migliorare la qualità efficace della pubblica amministrazione, ridurre gli oneri amministrativi, rendere la pubblica amministrazione un facilitator dell'innovazione e garantire una gestione moderna di alta qualità, ridurre i rischi di cattiva gestione e corruzione, migliorare la gestione efficace dei fondi pubblici. E poi continuare così, anche rafforzare le competenze digitali e ridurre il divario digitale. E comunque tutti i diversi strumenti europei potranno pertanto sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa e delle riforme della pubblica amministrazione anche nel futuro ciclo di programmazione. E anche se c'è, diciamo, delle modalità differenti di questo periodo 2014-2020, vorrei dire anche per terminare che nonostante i ritardi di attuazione e cambiamento che a causa della pandemia stanno per modificare fortemente il programma governance, questo programma rimane un strumento molto importante. Quanto appreso durante questi anni di implementazione degli obiettivi strategici originali del programma dovrà sicuramente essere tenuto in considerazione per capire come migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione in Italia. Grazie. Grazie molto, Adelina Dos Reis. Diamo adesso la parola all'altro esponente della Commissione, che è Jan Mikolaj Gisiolowski, non so se ho detto giusto, mi correggerà, che è della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente, sono Jan Mikolaj Gisiolowski, ha detto bene, vorrei ringraziare a tutti, soprattutto all'Agenzia per la Politica di Coesione per l'invito. Sì, innanzitutto volevo dire la stessa cosa che la dottoressa Dos Reis, che quando parliamo in Italia di un comitato di sorveglianza per fondi strutturali, appunto la traduzione è forse non molto esatta, o traduce piuttosto un'inflessione italiana da spiegare, forse da Michel Foucault, con sorvegliare e punire, ma in inglese si tratta di monitoring committee, quindi il monitoraggio in questo ambito, e non solo,
e chiave nell'ambito della capacità amministrativa è quello e la base del mio piccolo intervento, che si articolerà su quattro idee fondamentali. La prima è la necessaria definizione dei fabbisogni di rafforzamento amministrativo e del monitoraggio delle misure decise. La seconda idea è l'identificazione delle regioni e programmi prioritari per un sostegno dei fondi strutturali. La terza è concentrarci su pochi settori prioritari. E la quarta, su cui abbiamo già parlato e sono felice di averlo sentito prima di me, e il sostegno ai stakeholders locali, pubblici e privati, ovviamente. Allora, come è stato detto prima di me, per causa della nuova legislazione per il periodo 2021-2027, il rafforzamento amministrativo per il prossimo periodo richiede un quadro strategico solido per lo sviluppo delle capacità amministrative e dunque un'adeguata definizione delle priorità e delle tappe fondamentali che sarà in grado di garantire il monitoraggio e la coerenza per tutte le misure sostenute. E ciò garantirà un coordinamento appropriato con le altre fonti di finanziamento per lo sviluppo della capacità amministrativa. Abbiamo parlato dell'RRF, per esempio, o del Technical Support Instrument della DG Reform, che sono altre source di fonti di finanziamento per la capacità di assistenza tecnica. Per quanto riguarda le regioni e programmi prioritari, da un punto di vista dei fondi strutturali, tutti sappiamo che le regioni dell'Italia meridionale, la Sicilia, Campania, Calabria e Puglia in particolare, continueranno ad essere i principali destinatari dei fondi strutturali. Non è unicamente lì che troviamo problemi di capacità amministrativa. Sappiamo bene che dall'altra parte alcune amministrazioni responsabili di programmi operativi nazionali hanno sperimentato problemi analoghi e potrebbero meritare un supporto di assistenza tecnica specifica, ma questo merita una concentrazione su pochi settori prioritari. Per esempio, il peccato è stato nel passato che abbiamo avuto un eccessivo numero di riforme e di azioni prese in considerazione senza un monitoraggio e un seguito adeguato. Quindi bisognerebbe concentrarsi su pochi settori, come per esempio dal punto di vista dell'Unione Europea, l'economia digitale, l'economia verde, dove il Sud Italia ha tante sfide e tante potenzialità, e lì ci sembra che le capacità di assorbimento sono cronicamente basse e meritano un'azione forte. Per finire, per quanto riguarda l'istituzione o i beneficiari a cui rivolgersi, riteniamo che un tema chiave, trascurato finora, riguarda la capacità degli attori locali della politica di coesione. E in questo senso il governo italiano, abbiamo visto, ha evidenziato nel piano per il Sud l'opportunità di fornire assistenza tecnica alle amministrazioni locali tramite accordi di cooperazione, costituendo centri nazionali di competenza, eccetera. Questo è in linea con la valutazione della Commissione. Io vorrei fermarmi qui perché mi sembra che non abbiamo tanto tempo, sono aperto, ovviamente rimango qui fino alle 2 per la discussione e vi ringrazio a tutti un'altra volta. Grazie davvero. Adesso vorrei, ha chiesto un minuto, però non posso dargli più di un minuto, quindi gli chiedo scusa, ma la interromperò poi successivamente, all'assessore Grasso che aveva ancora una battuta, poi torneremo da Riccardo Monaco e chiuderà due minuti Massimo Sabatini, che tirerà un po' le fila di quello che ci siamo detti. Assessore Grasso, un minuto. No, solo un minuto per ribadire quanto è emerso nel corso appunto degli interventi. Cioè, oggi è importante, perché si possano realizzare i programmi operativi, la competenza e soprattutto investire sulla rigenerazione amministrativa degli enti locali. Abbiamo noi immaginato, perché abbiamo assistito negli ultimi, non vi sono stati più concorsi, per cui voglio dire c'è un personale locale di dipendenti che non si è più aggiornato, non si è più formato. La formazione che è stata messa in campo, ma che anche noi come Regione Siciliana abbiamo messo in campo attraverso
programmi di rafforzamento della capacità amministrativa oggi necessita di un cambio di passo. Il cambio di passo io l'ho immaginato in un programma, perché anche noi utilizziamo i fondi, il fond governance, proprio di una capacità istituzionale che sia presente all'interno dei comuni attraverso una selezione di esperti che quindi affiancano all'interno della pubblica amministrazione soggetti selezionati che possono poi essere di supporto ai comuni proprio per redigere progetti e per elaborare piani strategici di programmi di sviluppo. Ecco, solo questo. Grazie assessore, le prometto che faremo su questo punto un'intervista e andremo più approfonditamente, perché il tema della formazione è per noi di Forum PA un chiodo fisso, quindi torneremo su questo. Riccardo Monaco, hai sentito tutto quello che è stato detto? Mi viene fuori una parola a me, magari è sbagliata, quindi magari me la correggi, ma una politica di coesione empatica, cioè c'è un concetto di empatia, cioè mettersi nei panni degli altri, giusti, non sbagliati, come diceva Borgomeo, che mettiamo uno stretto stretto, una cosa larga larga, mettersi nelle scarpe degli altri, come dicono gli inglesi, insomma una politica di coesione che sia empatica, questo è il partenariato? Dimmi. Questo è assolutamente il partenariato, e su questo anzi voglio anche, diciamo, visto che stiamo concludendo, ne approfitto pure per ringraziare la Commissione Europea, intanto per aver partecipato, ma soprattutto colgo l'occasione di ringraziare l'empatia che ha avuto nei nostri confronti, visto che parliamo, diciamo che utilizziamo questo termine, nel momento in cui ci siamo avviati nel riprogrammare il PON in ragione ovviamente dell'emergenza Covid. È stato un percorso, devo dire, abbastanza, un percorso che ancora non si è concluso, però un percorso abbastanza diciamo anche complesso. Che se non ci fosse stato, diciamo, ecco, l'effetto empatia da parte della Commissione Europea, questo diciamo, risultato sicuramente non l'avremmo raggiunto. Quindi e questo è la dimostrazione come a cascata diciamo il termine empatia deve necessariamente essere adottato. L'ultima cosa al volo perché siamo fuori tempo, e volevo evidenziare il fatto, così come più volte nei confronti che c'è stato con la Commissione, giustamente Adelina parlava delle raccomandazioni paese che ci hanno portato ovviamente finanziare un programma governance 14-20. Tutti i progetti, voglio evidenziare il fatto che tutti i progetti che oggi sono stati finanziati sul PON Governance non si perderanno con la riprogrammazione, perché ovviamente saranno, diciamo, inseriti in un altro contenitore per il quale è stato previsto a livello nazionale anche una copertura finanziaria, per cui il PON Governance anche con la programmazione, ancorché diciamo perde un po' il suo la sua fisionomia dal punto di vista della strategia, però dal punto di vista dei contenuti ovviamente non saranno persi, perché tutti i progetti continueranno ad essere finanziati su un contenitore diverso. Di questo ovviamente ringrazio particolarmente la Commissione, perché ha capito perfettamente il meccanismo di come anche l'Italia sia organizzata da questo punto di vista, e quindi ecco, concluderei in questo modo. Grazie. Prima di dare la parola a Massimo Sabatini per le sue conclusioni, permettetemi di ringraziare i nostri interpreti della lingua dei segni, che sono stati bravissimi, e quindi li ringrazio di essere qui accanto a noi come una presenza di integrazione, di inclusione così fondamentale in questo momento, e con questo ringraziamento do la parola a Massimo, a cui chiederei di chiudere. Grazie. Molto velocemente, ringraziando anch'io la Commissione Europea, intanto sia la DG Regio che la DG Occupazione, Studiare Sviluppo, la Regione Siciliana e tutti quanti gli ospiti e i relatori delle parti, diciamo, dei pilastri del partenariato di cui abbiamo parlato. Anch'io avrei voluto ricordare, lo ha fatto Riccardo, che la riprogrammazione che abbiamo condotto in questi mesi relativamente al PON Governance non toglie risorse al tema della
dell'efficienza dell'amministrazione, perché tutti i progetti continueranno comunque con risorse nazionali, e questo a testimonianza del fatto che per noi questa azione è assolutamente un'azione decisiva per l'efficienza di queste politiche. E questo ci conferma, lo hanno detto un po' tutti gli interventi, ma voglio chiudere proprio su questo, che il bond governance è un elemento chiave dell'azione che noi vogliamo mettere in campo. Quello che dobbiamo cercare di fare nei prossimi mesi, soprattutto per attuare tutte, per mettere in campo tutte le risorse che avremo a disposizione, è rafforzare un ecosistema che sia favorevole agli investimenti. Da questo punto di vista la rigenerazione amministrativa diventa uno degli elementi chiave di questo fattore. La capacità amministrativa di cui hanno parlato sia Adelina che Ian è uno dei fattori decisivi di questo sistema. Non un'azione a supporto degli investimenti, ma proprio un pilastro a sé, cioè una priorità a sé, assieme alle infrastrutture, assieme alla ricerca e allo sviluppo, assieme ai servizi che si erogano sul territorio, alle competenze dei lavoratori, voglio dire anche alla decontribuzione che governo ha voluto e che si sta portando avanti in queste nei prossimi mesi e noi speriamo nei prossimi anni come una delle misure che compongono l'offerta di sviluppo di questo territorio. Ecco, di questo ecosistema devono fare parte anche i portatori di interesse e il ruolo che questi portatori di interesse svolgono. Noi possiamo farlo in due modi, lo ricordavi tu Carlo, io voglio ricollegarmi proprio a questo. Lo possiamo imporre e quindi possiamo imporre il coinvolgimento del partenariato, ma il rischio che poi questo torni ad essere un adempimento rimane comunque aperto, oppure possiamo lavorare per provare a mostrare che coinvolgere il partenariato, fare, per meglio dire, il partenariato conviene. Ecco, io questo darei come obiettivo finale. Quello di mostrare che un partenariato vero, efficace ed efficiente conviene alla migliore attuazione delle politiche. Sicuramente l'agenzia intende lavorare in questa direzione. Grazie. Ancora grazie a tutti. Grazie Massimo, più chiaro di così non potevi essere. Il partenariato non è un adempimento, ma è un vantaggio per tutti, per il centro, per la periferia, per il territorio. Grazie Massimo, sei stato molto chiaro, spero che sia stato interessante per voi come è stato per me questa mattina e alla prossima.